Ciao bambini, come state? Siete pronti a scoprire qualcosa di nuovo del vostro quartiere? Oggi parleremo del parco Anna Bracci e del muro libero insieme al nostro amico Maurizio. Maurizio ci racconterà qualcosa di più su questo muro libero, ve lo ricordate? L'abbiamo visto insieme nel corso della nostra passeggiata a febbraio. È un muro libero perché lì tutti gli artisti possono liberamente lasciare una traccia della loro arte, come attraverso un murales. E in uno di questi murales è rappresentata anche la piccola Anna Bracci, la bambina a cui è dedicato il parco che voi tutti conoscete. Il parco Anna Bracci è un luogo importante per tutti noi perché d'estate si fa la festa di quartiere, vengo da Prima Valle. Il parco dedicato alla piccola Anna Bracci è sicuramente il più grande dell'area di Prima Valle. E ci siamo andati anche insieme, al momento stanno facendo dei lavori, lo stanno risistemando e noi speriamo tutti di poterci tornare presto a giocare. E voi siete mai andati a giocare in quel parco? Raccontateci qualcosa di più. Via Ascalesi. Via Ascalesi, quando facciamo i festival dal 2015 ad oggi, utilizziamo la murata che si trova sul lato dell'esterno della scuola per dipingere tutti quanti. È un muro che noi vorremmo diventasse libero sempre. Se si viene, quando si fanno i festival, a tutte le ore, anche di notte, c'è un ricambio di artisti che dipingono lì le loro opere. È da raccontarvi una cosa molto bella che è avvenuta quando facevamo il festival dedicato a Gian Maria Volonté. E i disoccupati e i precari del quartiere hanno deciso di rimettere a posto il muro, quindi col cemento, con la calce, hanno coperto i mattoni, hanno rasato il muro per darci la possibilità poi di continuare a dipingere oltre dove avevamo dipinto l'anno precedente. Bene. Ora non resta che rispondere a tre piccole domande che vogliamo farvi. Queste domande vi aiuteranno a diventare le guide turistiche di Prima Valle. Sono molto curiosa di leggere le vostre risposte. A presto, ciao!